È tutto pronto a Zurigo per i garage del sesso, sex box o drive-in per prostitute che dir si voglia. Quello su come definire le cabine allestite dal comune svizzero è il solo margine di indecisione residuo, per il resto ogni dettaglio è pronto e il 26 agosto entrerà in funzione il parcheggio che ospiterà tra le 30 e le 40 prostitute nell'ex zona industriale nell'ovest di Zurigo. Il problema dello sfruttamento è aumentato negli ultimi anni, dice il responsabile del progetto, soprattutto per quanto riguarda le donne rumene costrette a prostituirsi, una situazione di degrado per la quale era davvero necessario trovare una soluzione. L'iniziativa, votata dai residenti di Zurigo nel marzo dello scorso anno con un referendum, mira in primis a rimuovere le prostitute dai centri abitati per confinare il fenomeno in aree che garantiscano, inoltre, migliori condizioni di sicurezza. Ci sono molti vantaggi, un servizio d'ascolto per queste donne è più efficace perché ci troviamo in loco, dice un assistente sociale. Le donne possono venire da noi, usare un bagno, fare una doccia. Possiamo parlare in modo riservato, l'area è circoscritta, dotata di campanelli di allarme ed è controllabile. Ma non controllata almeno per ora, un punto che garantisce anche la privacy dei clienti, i quali potranno contare su 9 box in cui consumare in auto e 2 cabine per chi non ami le scomodità del posto di guida.